Buonasera a tutti. Questa sera diamo inizio al secondo modulo, tipologia e funzione della LIM. Il modulo è articolato in vari argomenti. Stasera però trattiamo dei seguenti: le tipologie, strumenti, attività di base, setting, accessori, collegamenti, accensione, calibrazione e software di gestione. Vediamo com'è e cos'è la LIM. La LIM è una superficie per visualizzare e interagire con contenuti multimediali, testi, immagini, animazioni, video, applicazioni, software in formato digitale. A differenza degli schermi per la proiezione a grandi dimensioni, la lavagna interattiva multimediale non è solo una tecnologia di presentazione, ma è anche una tecnologia a proiezione interattiva, nel senso che i contenuti proiettati sulle LIM, le icone dei programmi presenti sul PC, possono essere cliccate, i file selezionati possono essere trascinati, aperti, modificati, collegati, salvati e cancellati. Esistono modalità diverse di interazione con la superficie della LIM. Tipicamente l'interazione è gestita da dispositivi che assomigliano a penne e pennarelli. Questi oggetti funzionano come strumenti per la scrittura e per il disegno. Alcune lavagne utilizzano una tecnologia sensibile con il tocco. Touchscreen. Sulle LIM touchscreen il dito svolge le stesse funzioni del mouse. Con questo tipo di lavagne digitali è possibile disegnare, scrivere, interagire con i contenuti software. A queste interazioni si aggiungono la scrittura e il disegno. Difatti, sulla LIM ciò che si scrive o si disegna viene codificato in forma di inchiostro digitale e, diversamente dalla scrittura con il gesso cancellabile, ogni annotazione o tratto sulla lavagna digitale può essere salvato, modificato, archiviato e richiamato, come avviene per i documenti in formato informatico. Per funzionare la LIM deve essere collegata ad un proiettore ed un computer. Il collegamento computer e proiettore consente di visualizzare sulla lavagna i contenuti presenti sul computer stesso. Il collegamento tra lavagna e il computer permette poi di trasferire l'interazione sulla superficie della LIM allo schermo del computer. Se il proiettore, PC e superficie interattiva sono correttamente collegati tra loro, ogni operazione realizzata sulla LIM, come ad esempio la visualizzazione di un'immagine, accade simultaneamente anche sul computer ad esso collegato e viceversa. Quando si interagisce direttamente sulla LIM, la penna o il dito o altri strumenti che utilizziamo funzionano da dispositivi di puntamento, individuando un punto specifico sull'immagine proiettata sulla superficie. In corrispondenza di questo punto compaiono il cursore o il puntatore, cioè la freccia che è associata ai movimenti del mouse in un normale computer. Per ottenere una corrispondenza tra computer e PC è necessario eseguire una procedura di allineamento tra i due schermi. La calibrazione si rende necessaria quando si nota un disallineamento importante tra la punta della penna interattiva e la freccia di indicazione visualizzata sulla lavagna. Le tecnologie più diffuse per l'interattività dello strumento sono la resistiva, la tecnologia elettromagnetica e
la tecnologia di infrarossi. Le tecnologie resistive sono superfici sensibili alla pressione esercitata dal dito o dalla penna. I sensori presenti sulla superficie della LIM traducono la pressione esercitata dalla penna in un segnale che viene interpretato dal computer collegato come input. Nella tecnologia elettromagnetica, invece, l'interazione è possibile grazie al contatto tra una penna speciale di stilo e una rete di fili elettronici posti sotto la superficie della lavagna. Per questa tipologia di LIM, la penna può funzionare anche a batteria. Per quanto riguarda invece la tecnologia infrarossi, l'interazione avviene attraverso l'interruzione di onde ad infrarosso. Questo tipo di tecnologia può essere utilizzato sia con il dito che con uno stilo passivo. Nelle LIM a proiezione frontale, il proiettore è posizionato davanti alla lavagna. In questa configurazione, tuttavia, il proiettore può subire degli spostamenti involontari. Questo inconveniente rende necessario il riallineamento frequente della LIM. Poi abbiamo la LIM a proiezione integrata. Sempre per ovviare i problemi di quello del fascio luminoso o delle ombre fastidiose, alcuni modelli di LIM adottano un sistema di proiezione integrato. Viene cioè montato un braccio sul lato superiore della LIM, nel quale è installato un proiettore. Infine abbiamo la LIM a retroproiezione. Il sistema di proiezione è incorporato nel corpo della LIM e posizionato dietro alla superficie interattiva. Questo modello di lavagna non solo elimina il problema dell'ombra proiettata dal corpo e dalla mano dell'utente, ma facilita anche l'allestimento di un setting tecnologico nell'aula. Purtuttavia, la LIM a retroproiezione presenta dei costi elevati rispetto alla proiezione frontale e integrata. Per quanto riguarda invece gli strumenti, i diversi modelli di lavagna offrono di base delle soluzioni software simili per i diversi produttori. L'offerta è composta da una serie di strumenti che potenziano la presentazione. Software autore, la strutturazione di lezioni, strumenti di cattura delle immagini, di registrazione, delle operazioni che avvengono sullo schermo e software video che gestiscono le funzioni di scrittura della lavagna. Gli strumenti che potenziano la presentazione sono di varia natura e variano da produttore a produttore, nel numero e nel funzionamento. La caratteristica che accomuna questi strumenti è di essere per sé semplici e funzionano al di sopra di qualsiasi altro software che si sta utilizzando. I più diffusi sono il faretto e la tendina. Il primo simula l'effetto di luce concentrata di un faro e oscura tutto lo schermo, tranne una piccola area nera. Questo effetto serve a focalizzare l'attenzione di chi guarda nell'area illuminata. La tendina invece serve a scoprire lo schermo. Serve a svelare progressivamente l'informazione presente sullo schermo. I software autore sono invece strumenti per creare schermate multimediali realizzate prima o durante la lezione. Gli applicativi che tipicamente i produttori di LIM distribuiscono sono la Smart Notebook, l'Interwrite, Mimio, Promethean e altri, insieme appunto alla lavagna. Pur differenziandosi tra loro, questi applicativi hanno la funzione di creare pagine entro le quali svolgere le funzioni di scrittura e presentazione, sia con le immagini che con i testi. Attraverso i software autore, i produttori cercano di fare in modo che sia possibile preparare una lezione strutturata da presentare alla lavagna
e massimizzare le possibilità di interazione e manipolazione sui materiali. Un'altra caratteristica che tali software hanno è quella di collegarsi sia a internet, sia ad altri file, sia alle pagine di cui sono composti, creando strutture ipertestuali. La possibilità di registrare è un'altra delle opzioni che i produttori hanno inserito. Tutto quello che avviene sullo schermo può essere registrato. Nel caso in cui si ha un microfono collegato al computer, viene registrato anche l'audio. In questo modo è possibile creare un clip della lezione. In merito alla scrittura digitale, possiamo ricordare un software comune a tutti i produttori, l'OCR, cioè il riconoscimento ottico dei caratteri. Quello che viene scritto manualmente con la penna viene riconosciuto e trasformato in un testo. Infine, qualche accenno sugli accessori. Tra gli accessori ricordiamo la tavoletta grafica, il risponditore, il telecomando. Attraverso di essi si possono coinvolgere in modo diretto gli utenti, sostenere le dinamiche di interazione e di partecipazione durante una lezione. In merito ai collegamenti, abbiamo un cavo seriale USB che collega la lavagna a computer. Un cavo VGA che collega il computer al videoproiettore. L'accensione. Quando tutti i collegamenti sono stati effettuati, si può accendere la lavagna. L'effettiva accensione è comunicata da un segnale acustico. Sulla parte bassa appare un messaggio in cui si afferma che la LIM è stata riconosciuta ed è connessa. Solo in questo modo la lavagna diventa veramente operativa. A questo punto è possibile procedere alla calibrazione e successivamente aprire il programma per iniziare a lavorare.